raga, sono vabbè, Francesco Vacca, vi porto la profile del mazzo che ho portato al regionale di Altamura, dove ho fatto 6-1, top 4, e vi faccio vedere la lista e poi vi faccio un breve report. Allora, ho deciso di cambiare qualcosina per questo evento in base al meta che avrei pensato di trovare. Vabbè, la lineup dei mostri è sempre la stessa. Non c'è altro da spiegare. E ovviamente solo 3 HT perché ci dovevano essere molti mazzi contro. L'avevo previsto una presenza massiccia di Mirror e infatti c'era, però ne ho beccati soltanto uno. E niente, la lineup dei mostri è sempre la stessa. Questa mi piace a 2 perché secondo me a 1 è troppo poco. Vuoi vedere più nomi? Best card del torneo. Monomina, le mappe, le 3 e questa qua, ovviamente questa è sempre la carta più forte del mazzo. Poi i 2 book, le pod, non c'è niente da spiegare. Poi mono di main, perché appunto avevo previsto più mazzi control. Mono è un mono, vabbè, questa è obbligata, questa l'ho voluta mettere di main. E poi carta diversa dalle altre, ho deciso di scendere a 1 lei e di giocare 3 di lei, perché Lightning Storm mi faceva schifo in questo evento, perché molto spesso mi capita che mi tirano a HT o la pesco a mid game e non mi serve perché non riescono a pulirti il field, o c'è sempre un mostro a terra o c'è sempre mappa. Tanto molti giocavano l'ansia, quindi non facendomi ogre sulla mappa mi facevano l'ansia e io avevo sempre comunque attiva la terreno e non potevo fare Lightning Storm. Lei è stata più risolutiva, più forte, più generica e era inaspettata di me. L'unica cosa di cui mi pento è di aver giocato solo una della trappola. Perché molto spesso ti capita di, almeno per come gioco io, di voler avere sempre la seconda. Vi faccio vedere l'extra. Vabbè, ho dovuto per 2 carte spicy che ho giocato di side ridurre al minimo l'extra contro Maximus, e quindi ho giocato soltanto questi 2 per gli Invoked, però non ce n'erano, non ne ho visti, quindi solo questi 2. Poi mono anima, mono di lui, che ovviamente fai con lui per rebornare di DPE, rebornare carte, fare access codisi o fare unicorno, che contrariamente da quello che si pensa, il mazzo va talmente in vantaggio che tu una carta te la puoi permettere anche di scartare. Quindi secondo me è fortissimo. Mi è mancato anche il reparto Cerbero o Fenice. Poi vabbè, Borre's Ward, perché è più forte di access secondo me, anche se ci sono i Gnister per togliere mostri troppo grandi. E vabbè, è lei che è obesa. Poi il reparto Xyz l'ho ridotto al minimo, volevo giocare l'altra, il Knight, quello che spacca uno insomma, il sercino, però ho deciso comunque, dove avevo lo spazio proprio limitato. Vabbè, lei non riesco a toglierla, è troppo forte, può vincere i botti, può spaccare i mostri da 3000 in su, è troppo forte. E queste ve le faccio vedere dopo, le lascerò qui perché è la cosa più spicy del mazzo, che non porterò mai più, però mi è servita durante qualche game. Faccio vedere la side. Vabbè, doppia palla, doppia Dark Ruler No More, unica opzione going second insieme ai Regili di main, quindi non proprio l'unica. E poi il mazzo going second se la cava bene, se vedi i vari incastri che devi vedere, il mazzo può riuscire anche a togliere varie interruzioni. Se poi non le riesci a togliere, vedi una di lei o vedi lei, toglie comunque tutto. Poi carta per i botti, non ci sono mai arrivato stranamente. Da quando gioco questo mazzo ho paura di arrivare ai turni, ma non arrivo mai ai turni. Però questa andava giocata e c'erano tante persone con Prankits, quindi Cosmic come spacchino e non Twin, perché volevo uno spacchino contro l'ansia che si settano i vari pick up o i Cyber Sandwich, e infatti è stata risolutiva contro un pick up. E poi 3 di questa per andare primo.
niente da dire. Ora vi mostro la Tetch Spicy, due Waking of Dragons. Sì, sono pazzo in testa. Come target, oltre, vabbè, la Goddess, Boris World, questi qua. Allora, la mettevo anche quando andavo secondo, perché la settavo, se l'avversario tirava i Twin a caso, tirava i Cosmic a caso, tirava il Spolverino delle Arti a caso, mi faceva la Lightning Storm, si prendeva questa nei denti ed è GG. Se la facevi contro un mazzo con le spell esterio e diventava Infinite Negates, se la fai contro un Dragon Link, un Based, un mazzo combo, Last Warrior ed era GG. Contro mazzi magari un po' control, tipo Eldritch, mazzi un po' così, lei ed è GG. Contro Mirror Match ad esempio, lei ed è finita la partita. Ho voluto giocare perché avevo due spazi e onestamente volevo giocare qualcosa di diverso. L'ho provata, è stata mostruosa. Sono praticamente riuscito a calare lui. Appena ho preso l'extra, dopo che mi hanno spaccato questa, mi hanno concesso. E cioè, non è neanche arrivato sul terreno. È vero che questa cozza col mazzo, che non puoi attivare più le special, non ti locca e tu non puoi fare più i Flanderis, però tu hai sempre lei. E se te la fanno in main phase, comunque tu puoi giocare lei. Cioè, non è per forza limitante il fatto di dover per forza non evocare dall'extra. Se tu fai questa, evochi dall'extra, e tanto quello che evochi è talmente risolutivo che la partita te la sei portata a casa. E l'ho fatto solo una volta e ha funzionato. Due volte era settata e non è stata distrutta perché ho vinto prima, e infatti non la giocherò mai più. Però sarebbe stato veramente risolutiva. E di matchup ho preso un PK che ho vinto 2-0, ho preso un Dragon Link, ho vinto 2-0, ho preso il ragazzo che ha vinto il torneo con Sword Solteni, contro cui ho perso sia il dado che la dignità, scherzo, cioè mi ha lanciato 3 HT ogni turno e non sono mai riuscito a giocare, un game l'ho anche briccato, unico game briccato del torneo. Poi ho giocato contro un Drytron, è stata la partita un po' più difficile perché lui era partito veramente forte, mi ha fatto 2 volte talenti, poi una volta capito che giocava talenti di main sono riuscito a sopraffarlo. Poi ho giocato contro un Mech Invoked, però che non l'ho fatto giocare, semplicemente gli ho messo lì la statua e arrivederci. Poi ho giocato un Mirror Match contro Flanderis, l'unico Mirror Match sul 5-1. Niente, l'ho vinta di esperienza perché il ragazzo ci inloccava male e io cercavo sempre di setappare il prima possibile sia la terreno che la continua, tributando le sue, e in più il primo game l'ho vinto di deck out del mio avversario perché gli ho piazzato la mina una volta tolta sia la trappola che la continua sua e l'ho lasciata lì. Cioè, a meno che, cioè, ha concesso primo ovviamente, però l'idea era proprio vincere di deck out, così non arrivavo neanche all'altro game. Però il ragazzo io l'ho detto e abbiamo fatto l'altro game e niente, è finita lì. Poi ho giocato contro Lorenzo, mio amico di team, purtroppo gli ho visto le mani forti del gioco, lui ha visto mani forti del gioco ma contro il mazzo sbagliato, e 2-0 anche contro di lui, sempre con la mina. E che dire, torneo bello, gente bella, mazzo bello, e basta così. Ringrazio gli sponsor e gli amici del team, ringrazio Monkey Cards e il pianeta di Saiyan, e ci rivediamo a una prossima profile se ci sarà un altro regio. Ciao!